Siamo nel dopo partita di Amaroni Montepaone. Siamo con Mister Cossari, la partita è appena finita. Mister, a caldo, cosa sente di dire? Niente, a caldo dico che sicuramente questa sconfitta brucia ed è figlia di Catanzaro Lido. Purtroppo noi oggi eravamo rimaneggiati, abbiamo sentito le assenze, ma questo non deve essere un alibi. Ho visto una buona squadra per 70 minuti che non ha concesso niente, a parte una sua ripartenza dove è stato bravo il nostro portiere. Quindi siamo riusciti pure a trovare il gol e passare in vantaggio, ma dopo gli ultimi 20 minuti siamo crollati, anche perché comunque noi non giocavamo da 2 settimane, quindi l'ultima partita l'abbiamo fatto l'8 novembre, un pochettino c'è stato anche il calo fisico, eravamo rimaneggiatissimi tra infortuni e squalifiche e quindi poi alla fine il Montepone è riuscito ad avere la meglio su di noi. Ecco. Proprio come lei diceva lei, per 70 minuti si è vista una partita molto equilibrata, sicuramente sono le squadre queste che secondo me si andranno a giocare il campionato. Quindi ha detto tutto lei, insomma negli ultimi 20 minuti c'è stato un calo, quindi secondo lei è stato un calo fisico, ma Amaroni dove vuole arrivare questa squadra? No, io ecco, non penso di poter lottare per i primi posti, noi siamo una neopromossa, anzi ripescata, per cui andremo a fare un campionato tranquillo, ecco, normale. E certo, sicuramente d'ora in poi sarà ancora più difficile perché perdiamo un pezzo importante come Bernaschino per questa squalifica. Con Bernaschino forse in qualche modo si poteva, potevamo dire la nostra in questo campionato, ma non credo di ambire per i primi posti, quindi cercheremo di fare un campionato tranquillo. Sì, e per quanto riguarda il calo fisico sarà forse dovuto al fatto che non giocavamo da 15 giorni. Campionato vedremo, vedremo, non penso comunque di poter ambire per i primi posti. Ecco. Abbiamo notato comunque che i gol che avete preso, insomma, sono stati frutto di errori individuali e non sicuramente tattici. È stato quindi un calo pure di concentrazione. Sì, sono stati, vabbè, c'è stato il calcio di rigore che effettivamente c'era, bravo l'arbitro su questo che ha dato il calcio di rigore, sì, il pareggio da parte del Montepone è stato un errore individuale, ci sono state delle disattenzioni, non siamo riusciti a salire a fare il fuorigioco, quindi abbiamo creato questo uno contro uno, il mio giocatore ha lisciato la palla e quindi ha messo in condizione l'attaccante del Montepone di pareggiare la partita. Il secondo gol anche ci sono state delle disattenzioni, è stato bravo anche l'attaccante del Montepaone. Sì, sicuramente questi errori sono frutto di un crollo probabilmente a livello atletico, ecco. Perché per i primi 70 minuti, ecco, come dicevo prima, non abbiamo concesso niente a parte quella ripartenza nel primo tempo intorno al 30esimo dove è stato bravo il nostro portiere. Un'altra cosa da dire è che secondo me oggi il migliore in campo è stato il portiere del Montepaone che ha fatto 3 interventi miracolosi e lasciatemi dire che secondo me il portiere del Montepaone è di categoria superiore. Ha salvato in un paio di occasioni sia il raddoppio, il 2-0, ma anche sullo 0-0 è stato bravissimo. Noi siamo riusciti a creare le nostre palle gol, siamo riusciti a passare in vantaggio, ma bravo anche il portiere del Montepone, ma complimenti a tutta la squadra del Montepone che merita i punti che ha, merita il primo posto in classifica. Grazie. Siamo ora con il mister del Montepone, la stessa domanda che abbiamo rivolto al suo collega di Amaroni. Per 70 minuti ci è sembrato che la partita è stata equilibrata, poi negli ultimi 20 minuti anche per alcuni episodi la partita insomma, è andata a vostro favore. Lei cosa ne pensa? Sì, no, la partita lei dice che sì, è stata equilibrata per 70 minuti, il risultato dice questo, anche se dopo che abbiamo preso il gol la squadra ha avuto un'ottima reazione, almeno ho visto, posso parlare per la mia squadra, quello che ha fatto dopo che abbiamo preso il gol, che su uno svarione del centrale nostro, se non scivolava non avremmo mai preso quel gol. Sì, le occasioni, ho visto una bella partita da parte del Montepaone contro una squadra, una bella squadra, Amaroni, che penso che continuando così a giocare potrà ambire per
il salto di categoria assolutamente. E poi alla fine sinceramente abbiamo prestato benissimo, i ragazzi hanno iniziato a giocare con un ritmo che noi durante gli allenamenti cerchiamo di chiedere questo alla squadra, è applicato oggi quello che facciamo durante la settimana e è andata bene. Infatti questo volevo chiederle, dopo l'1-0 mi sembra che la squadra ha reagito molto bene, non vi siete ritirati, anzi avete iniziato ad attaccare e avete forse giocato meglio in quella, siete stati più concreti. Sono due belle squadre come lei ha detto, insomma penso veramente che siano una delle partite più belle che abbiamo visto in questa categoria. Io complimenti le faccio perché insomma non avete mollato, anzi avete iniziato a macinare gioco ed andare avanti. Complimenti sono anche da fare alla Maroni, che ho visto una bella squadra sinceramente, come ho detto poco fa, può ambire al salto di categoria continuando così e niente, bocca al lupo. Grazie.